Oggi si apre questo spazio alla città. La città può trovare qui un luogo per l'interscambio culturale. Sì, iniziamo a dare anima e vita a questo luogo perché è un luogo bellissimo, molto soddisfacente per i suoi fabbisogni. E oggi andiamo in là su questa situazione. Dal prossimo lunedì, dal 20, diventa operativo al 100%. E ci saranno tante bellissime iniziative, di cui attività formative, attività di ritrovo, attività di co-working. Ci saranno parecchie iniziative anche formative che sono mirate su due fasce di età. Da oggi l'ex asilo Collodi prende di nuovo vita con una serie di iniziative. L'amministrazione comunale ha puntato su questo progetto. Assolutamente sì, quando noi ci siamo insediati c'era stato già un primo, diciamo, incontro con la vecchia amministrazione e il gruppo Fortis. E noi però abbiamo voluto approfondire quelli che erano i termini dell'accordo e abbiamo voluto soprattutto salvaguardare la dimensione sociale di questo immobile, perché questo immobile era stato riqualificato con gli allora bollenti spiriti. Poi per diversi anni è rimasto chiuso e quello che noi abbiamo, come dire, chiesto e messo nero su bianco nel contratto che abbiamo sottoscritto a febbraio è proprio questo, cioè mantenere la dimensione sociale, far sì che questo luogo possa diventare un luogo di incontro per i giovani di San Pietro, ma non solo per loro, che sia un luogo di formazione, un luogo di crescita, un luogo anche di co-working, perché, come dire, sono tutti questi aspetti fondamentali per la crescita di un paese. Anche in questa struttura i giovani saranno al centro del lavoro con le officine del sapere per mettere insieme conoscenze e fare un interscambio culturale. Beh, i giovani che sono il futuro anche del tessuto produttivo e del tessuto lavorativo di un territorio, è importante che acquisiscano delle competenze e che queste competenze poi siano adatte a quello che è il fabbisogno produttivo, a ciò che le imprese richiedono. Luoghi come questi sono particolarmente importanti per far sì che ci siano delle risorse umane che poi nell'incrocio domanda-offerta di lavoro possano avere successo, successo per il mondo produttivo e successo per il lavoratore che trova una collocazione, un elemento di benessere per la propria vita futura. La Regione Puglia è impegnata in un programma di riforma per quanto riguarda il programma GOL, che è una propria riforma a livello strutturale nazionale per l'attuazione delle politiche attive del mercato del lavoro, con percorsi personalizzati direttamente, diciamo, ai beneficiari che spaziano, adesso rientrano tutti disoccupati dai NEET, percettori di ammortizzatori sociali, fasce deboli e svantaggiate. Per cui con il programma GOL l'intento è che, fermo restando che abbiamo a disponibilità risorse a valere del fondo del PNRR, avremo percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro, corsi di formazione e anche di inclusione sociale, proprio finalizzati con l'obiettivo di recuperare nel migliore dei modi l'inserimento di queste persone all'interno del mercato del lavoro.